Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fredor Tistore. Benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide, con me mio piccolo assistente Gesù. E oggi siamo qua con una nuova recensione che vede protagonista Bane. Prima di cominciare però vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirci su tutti i nostri social che trovate in descrizione. Bene, parliamo di Batman The New Adventures con la seconda wave targata McFarlane. Allora, nella seconda wave vediamo Bane, Nightwing, Catwoman e Joker. Abbiamo fatto un sondaggio nel nostro community tab su YouTube dove abbiamo chiesto quale dei quattro volevate vedere per primo e ha vinto Bane. Quindi eccoci qua. Allora, questa è la scatola uguale alla prima wave, quindi vediamo questa bella finestra con il nostro personaggio e i suoi accessori. Qui abbiamo l'artwork della serie e qui il nome del personaggio. Sulla costina abbiamo l'immagine tratta dalla serie e dietro la stessa immagine, però molto più grande. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Vi ricordiamo che in fondo a questo video troverete la playlist dedicata con tutte le recensioni, anche quelle della prima wave. Ok, ecco una action figure fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 17,5 cm. Allora, partiamo dal volto. Abbiamo questo collare nero con gli spuntoni bianchi, la maschera nera con qualche parte bianca e un po' di sfumature grigie. Possiamo muovere la testa, ruotarla destra e sinistra, giù e su. Abbiamo occhi rossi e dietro abbiamo il collegamento con il cavo. Poi apertura delle braccia fino a qui, possiamo muovere la spalla avanti e indietro, non possiamo ruotarla del tutto a causa del tubo, però possiamo farla con quest'altro. Abbiamo lo snodo qui sul gomito, che non è assolutamente doppio, anzi direi mezzo, si ferma qui. Sul braccio abbiamo il dispositivo del Venom con il nostro interruttore rosso, tutto il resto è bianco. Poi abbiamo due pugni al momento già montati, da quest'altra parte abbiamo il braccialetto sempre con gli spuntoni tutto bianco. Poi abbiamo la cintura bianca con davanti questo enorme cerchio rosso, le mani ovviamente possono ruotare e muoversi appena appena. Abbiamo uno snodo qui sul busto che ci permette di andare indietro e in avanti e abbiamo una mini rotazione, ma poca roba. Apertura delle gambe fino a qui con questo snodo classico di questa serie, ci permette anche di andare avanti e un po' anche indietro. Arriviamo alle ginocchia che possono essere piegate fino a qui, stessa cosa anche di qua. Poi arriviamo alla caviglia dove troviamo lo snodo su e giù, due segni sullo stingo. Qui abbiamo queste parti bianche su entrambe le gambe. Sotto abbiamo due fori per un'eventuale basetta e abbiamo anche la rotazione destra e sinistra, piedi a punta. Dietro nulla da segnalare, a parte ovviamente il tubo che parte dal braccio e va a finire dietro la testa. E questo è il nostro Bane. Allora, partiamo con gli accessori. Abbiamo questa basetta dove non c'è nessun peg da mettere sotto al piede, però abbiamo la forchettina con cui possiamo andare a fermare il nostro personaggio. Quindi andiamo a mettere questa nella gamba, ad esempio, e rimane in piedi. Questa è la caratteristica di tutta la wave, eh? Tutti i personaggi hanno questa basetta.
Poi un'altra caratteristica di questa wave è la foto. Non abbiamo la carta solita che troviamo in McFarlane, ma abbiamo questa foto tratta da un episodio della serie. Allora, qui troviamo Bane che ci illustra anche un difetto dell'action figure, ovvero il colore del tubo. Qui è rosso mentre lì è bianco, non sappiamo il motivo ovviamente, e non abbiamo neanche tanti segni bianchi in faccia come hanno fatto sull'action figure, quindi troppe sfumature a mio avviso. Dietro abbiamo le informazioni dove trovare questa immagine, quindi stagione 1, episodio 11, e poi c'è anche la trama dell'episodio e la data, nel 98, 23 maggio. Poi abbiamo delle mani, questo è il primo paio, in questa posizione. Poi quest'altro paio di mani, aperte. E infine quest'altro paio in questa posizione. Ok, facciamo un po' di paragoni. Abbiamo davanti tutti i Bane McFarlane. Partiamo a sinistra con quello tratto dai fumetti, uscito qualche anno fa. Abbiamo ovviamente già recensito anche lui. E a destra abbiamo l'ultimissimo arrivo in casa McFarlane direttamente dal fumetto Nightfall. Ovviamente anche lui abbiamo già recensito e li trovate tutti e due sul canale. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, io non sono fan di questa serie e questo l'abbiamo già capito con tutte le recensioni già fatte in passato sulla serie animata, perché McFarlane ormai ne ha fatte parecchie. Su questa wave non cambio opinione, non mi piacciono assolutamente, però diciamo che Bane è quello un po' più stuzzicante, dai, dei quattro, visto anche la sua stazza. Difetti su questa action figure in particolare, sicuramente il painting, c'è qualche errore nel tubo, nei guanti, nel bracciale chiodato che è tutto bianco quando invece dovrebbe essere nero con gli spuntoni bianchi, eccetera eccetera. Le ombreggiature non ci sono su tutto il corpo, come vediamo nella foto ci dovrebbero essere, mentre invece in action figure non l'hanno fatte, per fortuna, però l'hanno fatte su una maschera e basta. Questa cosa non l'ho capita, però poco male. Belli accessori, ovviamente avere la foto che viene dall'episodio con questa basetta, niente male, perché colleziona questa serie, sicuramente è una bella cosa, però a me non piacciono, io sinceramente non riesco a farmene piacere con queste gambe così sottili che stonano davvero tanto. Però, come dico sempre, de gustibus. Detto questo, però, capisco chi è appassionato di quella serie e quindi dico che l'acquisto in questo caso è consigliato, ci sta. Quindi se vi piace e siete fan di quella serie e volete avere questa wave, ve la consiglio. Jason, che ne pensi? Molto bello, sì. Bane è il tuo personaggio preferito, tra l'altro. Che ne pensi di questo Bane? Così. Noi l'abbiamo confrontato a quei due spettacolari, però ovviamente non c'è paragone, ma non ci dovrebbe neanche essere, già lo sapevamo, però comunque mi sembrava giusto paragonarli. Ovviamente tu preferisci quelli. Sì. Sì, di gran lunga. Peccato per il filo che non è rosso. Sì, se era rosso secondo me era molto più bello, però vabbè. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito, ringraziamo Dario per l'acquisto, per averci permesso la recensione, ringraziamo tutti gli abbonati al canale che ci supportano, grazie mille a tutti, vi ricordiamo che cosa voleste, potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto qui sotto, abbonati, oppure potete supportarci con i super grazie mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Inoltre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like, un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.